Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Quaresima, un tempo di riflessione e quindi una serie di appuntamenti ci vengono proposti dalla comunità delle Carmelitane Scalze di Arezzo al monastero in via Redi. E questo sabato 7 marzo sono previste anche le celebrazioni in occasione del 250° anniversario della nascita al cielo di Santa Teresa Margherita Redi. Vediamo il servizio. La comunità delle Carmelitane Scalze di Arezzo propone una serie di appuntamenti di riflessione ogni martedì presso il proprio monastero in via Redi in occasione del tempo di Quaresima. Il titolo dell'iniziativa è Il respiro dell'universo, percorso quaresimale di introduzione alla preghiera. Il primo incontro è in programma il 3 marzo alle 21:15 sul tema del corpo. Seguiranno successivi incontri il 10 marzo sul cuore, il 17 marzo sul tema del soffio, il 24 marzo sulla parola e il 31 marzo sul dono. Un cammino che darà la possibilità di sperimentare le tappe fondamentali dell'orazione, cercando di volta in volta di addentrarsi sempre più profondamente e gioiosamente nell'avventura dello spirito, per scoprirne il fascino e la bellezza e prepararci a vivere più intensamente la Pasqua di resurrezione. Inoltre, questo sabato 7 marzo, in occasione del 250° anniversario della nascita al cielo di Santa Teresa Margherita del Cuore di Gesù, verrà celebrata una messa alle 7:30 da Padre Gabriele Morra, provinciale dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, mentre alle 17:30 si terrà una conferenza dal titolo Una fede, un amore, sempre curata da Padre Gabriele Morra. Sia la messa che la conferenza si terranno nella cappella attigua al monastero in via Redi. Questa domenica alle 10 presso la parrocchia delle Poggiola il sacerdote Don Edward Schramm farà il suo ingresso come parroco dell'unità pastorale delle parrocchie di Santa Maria alle Poggiola, Santa Cristina a Chiani e San Michele Arcangelo a Ruscello con la comunità di San Giuliano. Papa Francesco, nel suo messaggio di Quaresima, ci ricorda che non dobbiamo mai dare per scontato il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favorevole alla nostra conversione. Questa nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di riconoscenza e scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la presenza, talvolta anche drammatica, del male nella nostra vita, come in quella della Chiesa e del mondo, questo spazio offerto al cambiamento di rotta esprime la tenace volontà di Dio di non interrompere il dialogo di salvezza con noi. Per rispondere a questo invito alla conversione, che comincia sempre da noi stessi, la comunità delle Suore Domenicane di Ganghereto, a Terranuova Bracciolini, propone un percorso sul tema riforma della vita, riforma della Chiesa, attraverso alcune figure domenicane. L'appuntamento è per venerdì 13 e venerdì 27 marzo alle 19, con una cena frugale che sarà seguita da un momento di formazione. Comune di Arezzo, presentato il bilancio sociale di fine mandato, il resoconto in un volume dal titolo Il futuro è già qui. È il bilancio sociale di fine mandato, che tra l'altro è un obbligo di legge, quindi è la rendicontazione ai cittadini di come sono stati spesi i loro denari, e rappresenta il percorso di 5 anni di un'amministrazione che ha molto lavorato. Si potrà discutere sui risultati ottenuti, si potrà discutere su come si è arrivati a ottenerli, a non ottenerli, a ottenerli solo in parte, ma non si potrà certamente disconoscere il fatto che questa amministrazione si è impegnata e tanto per il soddisfacimento di quelli che riteneva essere i bisogni dei cittadini. In questo volume ci abbiamo messo un po' di tutto, non le ultime parti del mandato, perché il volume ha preso, diciamo, le mosse a gennaio di quest'anno e in 2 mesi è stato preparato di gran carriera. Mancano gli ultimi atti, quelli che arriveranno nei mesi a venire, che saranno sicuramente aggiuntivi rispetto a quanto già riportato, però dà la sensazione dell'impegno che l'amministrazione ha messo nel far sì che questa città ritrovasse un suo modo di vivere, che non è soltanto manifattura orafa, che non è soltanto infrastruttura, ma è che anche in questo momento cultura, turismo, sociale e impegno nei confronti delle giovani generazioni.
Prosegue il ciclo di incontri della Società Storica Aretina sui Vescovi della Diocesi di Arezzo, realizzato in collaborazione con la Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro e il patrocinio del Comune di Arezzo. Il quarto appuntamento dedicato alla figura del Vescovo Alessandro Strozzi. Nuovo appuntamento delle conferenze della Società Storica Aretina sui Vescovi della Diocesi di Arezzo. L'appuntamento di oggi è il relatore del professor Giovanni Bianchini sul Vescovo Alessandro Strozzi. In che periodo siamo? Siamo nel 1677-1682, periodo non molto felice per la città di Arezzo, per le difficoltà economiche, il decremento della popolazione. E ecco, in questo clima così anche di paura arriva questo vescovo che fa della sua vita e del suo essere pastore, diciamo, la penitenza sostanzialmente. Questo è una figura comunque molto interessante perché è il periodo in cui ad Arezzo, in questo devozionismo anche esasperato, c'è una grande figura che va nelle campagne a indottrinare, a imporre anche quelle che erano ancora le direttive del Concilio di Trento, ed è Paolo Segneri, un grosso intellettuale, un grosso missionario, e il nostro Alessandro è, come dire, coinvolto pienamente in questo, in queste processioni che finivano sempre anche con autoflagellazioni, concorso di popolo che lo stesso si metteva come il vescovo le corone di spine nella testa. Ma al di là di questo, comunque, è estremamente interessante la sua visione della dottrina cristiana. Cioè, lui emana un editto, per esempio, che ho trovato, quattro paginette bellissime, nell'archivio della nostra diocesi e capitolare, che io dicevo capitolare, dove invita i propri parroci, a cui tiene molto, a come insegnare attraverso la dottrina del cardinale Bellarmino la dottrina cristiana, scomodando le ore più impensate, anche la sera, perché ci sono i giovani pastorelli che ritornano dal lavoro, eccetera. Quindi è una cosa estremamente interessante. Ovviamente una personalità di questo genere ha anche rapporti epistolari importanti che cercherò di mettere in evidenza questa sera. Soprattutto ce ne sono alcuni che le fa piacere ricordare, anche tra quelli che ha avuto. Il Carteggio, sì, dunque, innanzitutto c'è da dire che il Carteggio nel 600 è fondamentale per comprendere le relazioni, e la circolazione delle idee, la circolazione soprattutto delle idee innovative in campo storico, in campo geografico, in campo letterario. E lui ha avuto in particolare dei Carteggi con la dominante fiorentina, addirittura anche con lo stesso Cosimo III, ricordiamoci che lo Strozzi proveniva da una famiglia nobile fiorentina, ma anche con Francesco Redi, per esempio, appena nominato vescovo di Arezzo, per una malattia scrive al nostro protomedico fiorentino che gli dà delle indicazioni su come vivere senza affaticare lo stomaco, con cose naturali, secondo l'ars medendi, appunto, tipica del nostro scienziato, insomma. E siamo giunti al nostro focus. Quest'oggi ci soffermiamo sul concorso scolastico nazionale Tante guerre, un'unica vittima, la popolazione civile. Premiata nella sezione video una studentessa del liceo artistico di Arezzo. Il concorso è stato organizzato dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Vi lascio quindi al nostro focus, grazie per l'attenzione e buona visione a tutti voi. Un concorso nazionale istituito dall'Associazione Vittime Civili di Guerra e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per sensibilizzare il mondo della scuola sulle atrocità dei conflitti e sul dolore e le perdite che questi portano alle popolazioni che li subiscono.
un tema di grande attualità che viene ricordato soprattutto durante la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, ma che proprio pochi giorni fa è stato celebrato anche in tutte le province d'Italia. Ad Arezzo il programma ha visto svolgersi la messa nella chiesa di San Bernardo, presieduta da Monsignor Fabrizio Vantini, vicario generale della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, e poi la deposizione di una corona di alloro al monumento delle vittime civili di guerra della provincia di Arezzo, in via Duccio da Buoninsegna. La sezione video del concorso nazionale è stata vinta da una studentessa del liceo artistico di Arezzo, Chiara Rossi, che ha ricevuto il premio dal ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. Il tema su cui sono stati interpellati a riflettere gli studenti delle scuole superiori è stato tante guerre, un'unica vittima, la popolazione civile. I partecipanti sono stati chiamati a fornire una rappresentazione della guerra come fenomeno senza confini, che rende vittime allo stesso modo tutte le popolazioni civili che la subiscono, oltre il tempo e lo spazio in cui tale fenomeno si manifesta. Attualmente nel mondo sono in corso decine di guerre e gravi situazioni di crisi che, nella maggior parte dei casi, sfuggono alla lente di ingrandimento dei media e quindi dell'opinione pubblica, o perché distanti dalle telecamere o perché di scarso interesse per il mondo occidentale. Sono noti a tutti il conflitto siriano o la battaglia per il Donbass tra le milizie russe e il governo ucraino. Eppure in pochi conoscono la delicata situazione sociale del Burkina Faso o le guerre civili nello Yemen, nella Repubblica Centrafricana e nel Sudan del Sud. Noti o sconosciuti, vicini o distanti, tutti i conflitti in corso nel mondo hanno come minimo comune denominatore l'impatto devastante generato indistintamente sulle popolazioni civili, rendendo queste ultime vittime di un'unica grande emergenza umanitaria globale. Un'emergenza di cui le giovani generazioni devono essere consapevoli per diventare interpreti attivi nella costruzione e sviluppo di una cultura di pace e solidarietà estesa. In un mondo sempre più globalizzato e connesso, infatti, dove i confini tra stati si riducono a tal punto da renderci tutti, soprattutto i più giovani, spettatori di ciò che sta accadendo dall'altra parte del globo, diventa fondamentale riconoscere come gli sfollati in fuga dal Ghouta in Siria o i bambini mutilati dalle mine in Nigeria stiano vivendo sofferenze analoghe, tutte riconducibili a un'unica grande tragedia, la guerra. Concorsi come questo richiamano anche il tema della memoria, conoscere il passato per far sì che tragedie immani, come furono per esempio il primo e il secondo conflitto mondiale, non possano ripetersi. Sono ricorrenze che a noi ci fanno un po' pensare e tutto, e ci fanno dire quello che è successo nell'ultima guerra e che quello disgraziatamente ancora, pur con tutti i sacrifici che sono stati fatti, però nelle parti del mondo ancora succedono cose che non dovrebbero esistere. La guerra è un qualche cosa che non ci dovrebbe essere, perché se ne prende più che altro, ne subisce gli innocenti. Chi è che non c'ha colpa? Chi è che disgraziatamente si trova nel posto sbagliato al momento che non si dovrebbe essere, in sostanza. E queste ricorrenze dovrebbero far passare e pensare ai posteri quello che è successo e quello che non dovrebbe. Risuona quanto mai legata ai temi proposti dal concorso la lettera di Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti nel corso del primo conflitto mondiale, dove si trova un forte richiamo alle grandi sofferenze subite dalle popolazioni civili. «Noi fummo sempre fedeli al proposito di assoluta imparzialità e di beneficenza», scriveva Benedetto XV nel 1917. «Così non cessammo dall'esortare e popoli e governi belligeranti a tornare fratelli». Sul tramontare del primo anno di guerra, noi, rivolgendo ad essi le più vive esortazioni, indicammo anche la via da seguire per giungere ad una pace stabile e dignitosa per tutti. Purtroppo l'appello nostro non fu ascoltato. La guerra proseguì accanita per altri 2 anni con tutti i suoi orrori, si inasprì e si estese anzi per terra, per mare e perfino nell'aria, donde sulle città inermi, sui quieti villaggi, sui loro abitatori innocenti, scesero la desolazione e la morte. Ed ora nessuno può immaginare quanto si moltiplicherebbero e quanto si aggraverebbero i comuni mali se altri mesi ancora, o peggio se altri anni, si aggiungessero al triennio sanguinoso. Il mondo civile dovrà dunque ridursi ad un campo di morte
e l'Europa, così gloriosa e fiorente, correrà quasi travolta da una follia universale all'abisso, incontro ad un vero e proprio suicidio? Un forte appello che ci invita ancora oggi a riflettere sull'insensatezza della guerra e su quanto a rimetterci siano alla fine sempre i più deboli, i civili.